ce ne muore quando diventa scrittore. Perché sei qua oggi? Perché ritengo che sia un evento internazionale, fondamentalmente è qualcosa che seguo e accompagna tutti i giorni il TED, per la voglia di crescere, di avere idee, di essere in contatto con qualcosa che è nuovo, che non riuscirei ad avere senza una piattaforma così prestigiosa. Averla qui a Napoli per me è un evento fondamentale. Una bella giornata, ho partecipato la prima volta l'anno scorso e mi è piaciuto tantissimo. Quest'anno il behind sembra una bella idea, un bel cosa ci sta dietro le cose. Cosa ti aspetti da questa giornata? Mi aspetto degli speech molto interessanti e imparare delle cose nuove, che soprattutto quello è l'obiettivo del TED. Ma perché ogni sera pensa a Napoli com'era, pensa a Napoli com'era. Perché proprio Parigi? Devo dire, Parigi è stata una città che mi ha saputo accogliere. Io ero ragazzo, avevo 24 anni, erano arrivati dei francesi che organizzavano un festival completamente dedicato a Napoli, a Nantes, ed erano stati settimane e settimane in città così a mappare un po' le emergenze e anche le cose che uscivano, artistiche, eccetera, e mi sono ritrovato in un cartellone di un festival. E da lì era il mio primissimo spettacolo, era il 1992, lo spettacolo è stato immediatamente preso a Parigi e a Parigi è stato replicato per 2 anni. Dopodiché sono ritornato a Napoli, sono andato a vivere un periodo a Roma, dove invece non ho ritrovato, come dire, la stessa curiosità intellettuale per il nostro repertorio, per la nostra cultura, per la nostra tradizione. Cioè, paradossalmente, Parigi era più aperta di Roma ad accogliere delle cose napoletane, magari non standardizzate, più immaginate, più idealizzate. E da lì è stato un percorso, una sorta di ping pong che ho fatto nella mia vita fra Parigi e Napoli, che sono le città che ho nel cuore. Che effetto le fa sapere che il primo asse
del piano strategico è la cultura? Ma mi sembra, francamente, mi sembra doveroso. Potrebbe essere per lei un motivo per ritornare a Napoli, per darci delle idee, per darci dei suggerimenti, perché effettivamente la canzone napoletana non solo possa avere il riconoscimento UNESCO, ma che ritorni ad essere un veicolo di cultura. Io sono estremamente disponibile a tornare a lavorare a Napoli, e soprattutto, cioè, la canzone napoletana è nel centro dei miei interessi da anni, cioè è un po', come dire, anche uno degli scopi più importanti e più alti della mia vita. Cioè, se io ho passato 35 anni a raccogliere queste testimonianze di cantanti scomparsi, dimenticati, che hanno lavorato fra la fine dell'Ottocento e gli anni Venti, è perché è una materia che chiaramente mi affascina, perché era un momento in cui Napoli era sul tetto del mondo, come si dice musicalmente. E perché lo era? Perché esisteva una generazione di poeti, di musicisti che era straordinaria, e stanno lì, soltanto che adesso vanno studiati, vanno riscattati dall'oblio. Cioè, c'è da fare un lavoro serio come quello che si fa, non so, all'INA a Parigi sulla cultura francese, e come si fa in altri centri. Io sono super disponibile a lavorare seriamente sulla canzone napoletana. Allora dobbiamo assolutamente invitare il dottor Gioia a venire da noi. Quello che è veramente importante quando si approccia un repertorio storico così importante come quello della canzone è di lavorare nell'eccellenza. Per esempio, questa esperienza che ho avuto con la Discoteca di Stato, che ora si chiama Istituto Centrale dei Beni Sonori e Audiovisivi, mi conforta nell'idea che in Italia ci esistano delle eccellenze. Cioè, noi abbiamo digitalizzato e lavorato sui miei dischi, insieme, diciamo, a una formazione che ho effettuato con loro, ad un livello che è pari a quello della BNF a Parigi, eccetera. Quindi, secondo me, in Italia è arrivato il momento di fare questo tipo di percorso serio anche su un materiale apparentemente povero e popolare come la canzone napoletana. La canzone napoletana, bene comune? Sì, completamente bene comune. La canzone napoletana è di tutti, appartiene a tutti, e quindi, come la cosa pubblica, deve essere rispettata da tutti. La rillirà, n'ammurava la tutena, nessuna chiuda va bene, non c'è banzallo a chi asciutta, torna a cantare, mamma. La rillirà, immobile, come se il grammofono ha aperto le porte della mia memoria e fatto ascoltare per la prima volta i fantasmi. A partire da quel giorno sono stato come ossessionato, ho iniziato a cercare 78 giri di canzoni napoletane dappertutto, nei mercatini, dai robbi vecchi, mettevo inserzioni sui giornali, andavo a casa della gente, come cotto, ero ossessionato. La risposta l'ho trovata una mattina a Parigi, nello sguardo assonnato di mia figlia Eva, quando non sapevo se svegliarla e gettarla nel mondo oppure lasciarla addormentata, sognare. E allora gli ho cantato la stessa canzone che mi cantava mia mamma quando ero bambino, e gliel'ho cantata alla maniera antica di mia mamma e in quel modo un po' moderno di mio padre. L'ho fatto, e ho cantato questa canzone antica di più di 100 anni, perché volevo che le desse l'energia creativa per far suonare il suo mondo in un modo nuovo. Io te vorrei I'm
Maria, dormi.